giorni in cui ricorreva il decennale del Centro di Protonterapia di Trento, la struttura di Via Al Desert è stata visitata dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, accompagnato dalla Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento, Francesca Gerosa, e dall'Assessore Provinciale alla Salute, Mario Tonina. Prima di visitare la struttura, il Ministro, che ha parlato del centro come di un fiore all'occhiello della sanità pubblica italiana, ha incontrato i vertici dell'azienda sanitaria e del Dipartimento Provinciale, alla presenza del Rettore dell'Università di Trento, Flavio De Florian. Questo è un centro importante perché è un centro totalmente pubblico. La protonterapia ovviamente ha dei costi, l'innovazione ha dei costi. Io credo e dico, come sta avvenendo bene in Trentino, che bisogna puntare sulla prevenzione. Importante passo avanti per l'attuazione della legge provinciale sugli interventi a sostegno del sistema economico trentino. L'assessore provinciale allo sviluppo economico e lavoro, Achille Spinelli, ha sottoscritto con le sigle sindacali e i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali il protocollo d'intesa che individua i contratti collettivi che le imprese dovranno adottare nei confronti dei propri dipendenti se vorranno beneficiare delle prossime misure di incentivazione. È un passaggio importante che posiziona il Trentino in maniera veramente diversa rispetto ad altri territori. Qui in Trentino gli aiuti, concordemente per tutti, sono a favore della vera crescita e del vero lavoro di qualità, del lavoro pagato secondo le regole. E questo è un concetto importante, un messaggio che deve passare. Con l'intesa ci siamo lasciati anche con un patto e con un impegno da parte della Giunta provinciale a introdurre in una prossima manovra finanziaria un nuovo dispositivo che riguarda la filiera delle forniture dei soggetti richiedenti contributo. Fino ad ottobre 2025 la Provincia Autonoma di Trento sarà titolare della presidenza di Argealp, la comunità di lavoro nata con l'obiettivo di affrontare e sostenere esigenze comuni ai territori alpini. A raccogliere il testimone dal Canton Ticino il 25 ottobre scorso in Svizzera, la vicepresidente della provincia Francesca Gerosa, che in occasione della conferenza dei capi di governo Argealp ha annunciato il tema su cui sarà incentrato l'anno di presidenza trentina e che sarà oggetto del premio Argealp 2025, sui progetti di vita e di lavoro dei giovani che vivono nei territori di montagna. Gerosa inoltre ha chiesto attenzione comune e sinergica verso il tema della presenza dell'orso nelle regioni dell'arco alpino. Come Provincia Autonoma di Trento ho chiesto di allargare tutti i ragionamenti che sono stati fatti sul lupo anche al tema dell'orso. Ritengo che questo sia un tema che non può essere affrontato solo all'interno dei nostri territori, ma che con una collaborazione e comuni intenti di tutti i territori alpini si possono raggiungere poi soluzioni più efficaci. Oltre 6 milioni di euro per sostenere giovani, giovani coppie e famiglie numerose nell'acquisto della prima casa. Li ha destinati la Giunta Provinciale che, su proposta dell'assessore alle politiche per la casa Simone Marchiori, ha approvato il bando e i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. La novità sta proprio nell'apertura ai giovani single, fondamentalmente, per favorire l'uscita dal nucleo familiare originario. L'altra novità è che la misura si riferisce solo ad alloggi da ristrutturare, da recuperare, quindi abbiamo impresso insomma un'accelerazione sul recupero del patrimonio immobiliare esistente per evitare anche consumo di suolo. I circoli risorsa per il volontariato sociale è il tema di confronto scelto per il 17° raduno dei circoli pensionati anziani che aderiscono al coordinamento provinciale. L'assessore provinciale Mario Tonina è intervenuto in apertura dell'incontro che si è svolto presso l'Auditorium Santa Chiara di Trento e ha sottolineato il valore dell'attivismo dei circoli pensionati anziani sul territorio e il ruolo che hanno nelle comunità. Sono persone importanti, sono persone che hanno creato nel tempo e garantito sviluppo al nostro Trentino e oggi sono ancora attive nei vari mondi del volontariato e quindi sono una risorsa preziosa. La mia presenza oggi è per portare il saluto mio della Giunta Provinciale, ma soprattutto per condividere con loro altri percorsi importanti, significativi.